L'intelligenza artificiale semplifica esami complessi, ne riduce sensibilmente i tempi di esecuzione, allarga la platea di persone che possano fruirne. Ad un costo elevato ma facilmente ammortizzabile nel tempo proprio per il sensibile accorciarsi di durata dei test e procedure da applicare. Costa circa 80.000 euro il primo Walker View in dotazione al ULS 3 Serenissima, macchinario destinato al Dipartimento di Riabilitazione per l'analisi del passo e della camminata del paziente, con un unico sensore fisicamente applicato al piede. Tutto il resto è registrato da una telecamera che sfrutta marker virtuali sulla figura filmata e rielaborata per l'esame dal computer. Poter avere i dati senza avere nulla addosso è stata una cosa che inizialmente, quando l'abbiamo proposta al mercato, non ci credeva nessuno. Abbiamo dovuto far fare degli studi che sono stati pubblicati di comparazione del dato rispetto al gold standard con un sistema con i marker rispetto al nostro, che ha un'unica telecamera frontale e un'intelligenza artificiale che colma questo gap. Dati precisi che possono con più rapidità stabilire anche se una eventuale operazione possa essere evitata e, come detto, una platea di soggetti da sottoporre ai test decisamente più ampia di prima. Dal paziente, diciamo, con menomazioni d'origine ortopedica, quindi sia post-traumatico ma anche dopo chirurgia ortopedica elettiva, protesica, ma anche i pazienti con problematiche d'origine neurologica, da malattie neurologiche croniche tipo la sclerosi multipla, ma anche i pazienti con ictus, soprattutto in prospettiva dovremo attivare il nostro un ambulatorio dedicato alla valutazione del movimento e della spasticità per utilizzare poi anche eventualmente le farmaci che bloccano e fanno il blocco neuromuscolare della spasticità come la tossina botulinica. Ovviamente una valutazione strumentale così dettagliata, diciamo, ci consente poi di andare a individuare quali sono i muscoli che possono essere adeguatamente trattati per cercare di migliorare lo schema del passo di queste persone. E anche i pazienti in carrozzina possono accedere? I pazienti in carrozzina possono accedere in sicurezza al tappeto, vengono poi assicurati tramite un'imbragatura, tramite lo Smart Gravity che avete visto attaccato al Walker View, che è in grado di sostenere il paziente e sgravarne il peso fino all'80% del peso corporeo. Questo permette di poter lavorare con pazienti neurologici, con stroke cronici, con emiplegici, con anche malati della malattia di Parkinson o anche pazienti ortopedici che abbiano bisogno di, per esempio, camminare con un carico a sfioro, quindi con una frattura fresca. Possiamo dare un servizio nuovo, importante e direi soprattutto all'avanguardia a tutte quelle persone che hanno bisogno di riabilitazione oppure di valutazioni fisiatriche al fine di impostare interventi di supporto, di sostegno ai loro problemi. Abbiamo introdotto qui per la prima volta in provincia di Venezia, qui in ospedale, un'apparecchiatura di un certo livello, rimodernando anche quella che era già in uso ai colleghi della fisiatria con un upgrade del software che viene utilizzato. Nessun marker sul paziente, i marker sono virtuali e vengono applicati dall'intelligenza artificiale che applica sui punti di repere questi marker virtuali. In 5 secondi il paziente viene markerizzato ed è possibile tramite un'analisi del passo in 30 secondi di avere tutti i cicli del passo per anca, ginocchio, tronco, forze applicate al terreno, tempi di contatto, lunghezza del passo, carico. Una macchina di questo tipo cosa cambia rispetto a esami precedenti, nel senso anche di tempistica, di valutazione? Ecco, dal punto di vista, diciamo, dell'efficienza è qualcosa di molto, molto vantaggioso, perché vedete che con una trentina di secondi di cammino di una persona su questo dispositivo riusciamo a raccogliere una quantità molto elevata di dati che ci consente di fare una valutazione pre post sia il nostro intervento, sia eventualmente l'intervento chirurgico, sia il trattamento focale della spasticità, come dicevo prima, senza dover appunto utilizzare molti sensori, una preparazione che magari richiederebbe anche un'oretta di lavoro prima di poter mettere il paziente nella condizione di fare questo tipo di valutazione. Ed è appunto uno strumento che combina anche la possibilità di fare sia la valutazione ma anche il trattamento, perché poi dopo con lo stesso tipo di dispositivo possiamo, diciamo, con l'intervento del
fisioterapista preparato, e ne abbiamo tanti per fortuna, e riusciamo a correggere e a dare un feedback diretto per il paziente, per cercare di correggere gli eventuali errori che fa durante il cammino.